quando la fede e la morale sono messe in pericolo, è lecito professare la vera fede solo in privato e tacerla in pubblico? È la domanda che si pone San Tommaso d'Aquino e tutta la dottrina cattolica. Per fare un esempio, non è necessario baciare esteriormente, pubblicamente il crocifisso? Se però dei terroristi, mettiamo dell'ISIS, dirottassero un aereo, io sto su questo aereo, e questi terroristi passano il crocifisso per vedere chi è cristiano e chi no, siamo obbligati noi cristiani a baciarlo per dimostrare che siamo cristiani. Non baciarlo in sé non sarebbe peccato, ma in quell'occasione, essendo messa in pericolo la fede in Gesù Cristo, dobbiamo fare un atto esterno di fede in Gesù. Altrimenti significa rinnegare implicitamente Gesù. Il terrorista mi passa il crocifisso, non sono obbligato, io in privato ci credo, ma in esterno pubblicamente non lo bacio, implicitamente rinnego la fede in Gesù. È un peccato di omissione. Se c'è una persona che sta per cadere da una montagna, io posso facilmente tirarlo fuori dal crepaccio e non lo faccio, quello è un peccato di omissione. Non l'ho buttato esplicitamente io nel crepaccio, ma se passo avanti e non lo tiro fuori, è un peccato di omissione, quindi la sua caduta e la sua morte sono colpa mia, perché avrei potuto tirarlo fuori, non l'ho fatto, non ce l'ho spinto io, ma la caduta e la morte di quest'uomo sono imputabili a me, moralmente. Quindi ecco che non è lecito credere in privato, dice San Tommaso, come singolo, nella mia anima, in Gesù Cristo, ma tacere in pubblico, non baciare in pubblico il crocifisso, significa rinnegarlo implicitamente, come significa vedere un uomo che sta per cadere in un fosso, non tirarlo fuori, è un peccato di commissione, sempre peccato mortale, meno grave di colui che ce lo spinge, ma sempre peccato mortale, un peccato di omicidio. Così se la fede e la morale sono messe in pericolo, oggi come oggi, da Giovanni XXIII in poi, pensate a Francesco I, che addirittura vorrebbe dare i sacramenti a coloro che vogliono continuare a vivere nel peccato mortale, se io taccio, soprattutto come sacerdote o i vescovi, che sono parte della Chiesa docente, ma anche i cristiani battezzati, che sono veri cristiani, hanno un carattere indelebile, e coloro che hanno ricevuto la crisima sono soldati di Gesù Cristo, quindi debbono combattere, sono militanti, ebbene costoro non possono tacere. In questi periodi di crisi in cui la fede e la morale viene messa in pericolo, bisogna professare la fede esternamente. Avere la vera fede in privato, nel proprio cuore, è buono, ma in questi casi di persecuzione, di attacco anche implicito e indiretto alla fede, bisogna professarla. Tacere significa rinnegarla implicitamente. È un peccato di omissione. San Tommaso nella Somma Teologica, seconda seconde, questione 9, articolo 2, dice: in caso di necessità non basta una professione privata di fede, deve essere pubblica, esterna, altrimenti c'è un peccato di omissione. Lo stesso dicono tutti i teologi e il codice di diritto canonico. Tacere, tergiversare in pubblico significa negare implicitamente. Per quanto riguarda il Concilio Vaticano II, Gherardini scrisse un bel libro, Concilio Vaticano, un discorso da fare, e poi disse un discorso non fatto perché nessuno gli rispose, in cui disse: io come teologo ho riscontrato nei 16 documenti del Concilio una discrepanza, una rottura con la tradizione apostolica. Siccome io non ho autorità nella Chiesa, non sono vescovo e non sono il Papa, è il compito del Papa quello di definire, siccome il Concilio è stato pastorale, di definire dogmaticamente e di condannare queste discrepanze, questi errori del Concilio Vaticano II. Quindi una definizione dogmatica che ristabilisca la verità e condanni gli errori. Non bisogna fare un compromesso sulla fede,
ma bisogna fare un dibattito e arrivare a una definizione esplicita della vera fede e a una condanna esplicita degli errori del Concilio Vaticano II. Tutto ciò non è stato fatto. Lui ha scritto questo libro, lo ha presentato mediante un cardinale, un vescovo al Papa. Il Papa non gli ha risposto, perché non poteva rispondere, perché la contraddizione c'è tra la tradizione e il Concilio. Ora, vedete, il peccato implicito quale sarebbe riguardo al Concilio Vaticano II? Tacere. Io credo quello che la Chiesa ha sempre creduto, non credo nella collegialità, nell'ecumenismo, però taccio in pubblico. Se taccio in pubblico significa che rinnego implicitamente. Se dicessi esplicitamente, come qualcheduno ha detto e ha scritto nel 2001, che il 95% del Concilio è buono e accettabile, questa è una rinnegazione esplicita della fede cattolica. Quindi vedete le differenze: affermare esplicitamente al 95% il Concilio è buono, il che non è vero e non lo ha dimostrato, negazione esplicita della fede, oppure non credo alla bontà del Concilio, anzi so che c'è una discrepanza, una contraddizione tra il Concilio e la tradizione, ma taccio in pubblico, anche se in privato ci credo. Negazione implicita della fede, sempre peccato mortale contro la fede. San Tommaso, il padre della Chiesa, tutti i teologi, il codice di diritto canonico e il magistero della Chiesa. Cosa succede in questo momento di grandissima necessità, uno dei periodi più scuri della storia della Chiesa? Mentre Giovanni Paolo II e Benedetto XVI chiedevano agli antimodernisti, a coloro che non avevano accettato il Vaticano II, l'accettazione esplicita, conferma di un protocollo della assoluta ortodossia e non rottura ma continuità con la tradizione del Concilio, con Francesco I, che è molto intelligente e molto furbo, anche se non sembra, non chiede più esplicitamente agli antimodernisti la firma di un protocollo che riconosca il Concilio Vaticano II come buono, ma gli basta il silenzio sul Concilio Vaticano II, che sarebbe un'accettazione implicita, a dire un peccato di omissione. Tu vedi dei fedeli che stanno per perdere la fede perché credono che Cristo, Buddha, Allah siano tutti una stessa divinità, il che non è vero. Potresti tirarli fuori dal buco dell'inferno che sta per inghiottirli, non lo fai. Tu ci credi alla vera fede, ma siccome non professi esternamente la tua fede, lasci che queste anime cadano come colui che sta su una roccia aggrappato. Potresti salvarlo, ma passi avanti, non fai nulla per impedire che caschi. Peccato di omissione. Negazione implicita della fede. Chi tace in pubblico acconsente implicitamente. Se in pubblico mi pongono la questione, Gesù è Dio, i terroristi dirottano l'aereo e io non rispondo. Credo nel cuore mio, Gesù mio, credo in te, vero Dio e vero uomo. Però non lo dico esteriormente, faccio un peccato di omissione, un peccato grave, anche a costo della mia vita, Di fronte in questi casi, anche se mi minacciano di morte, devo professare pubblicamente la fede. Allora, non è lecito tacere in pubblico e credere in privato la vera fede, tacere in pubblico sugli errori del Concilio Vaticano II. La collegialità, vale a dire, il Papa non ha un primato monarchico sui vescovi, ma c'è un episcopato collegiale, Papa e Vescovi hanno lo stesso potere, anche se il Papa ha un primato di onore, ma non di giurisdizione. L'ecumenismo, abbiamo tutti lo stesso Dio, per i musulmani Gesù non è Dio, per gli ebrei neanche, allora vedete, è impossibile. O abbiamo torto noi, o hanno ragione loro. Tutti e tre non possiamo aver ragione. La libertà delle false religioni in pubblico, l'antica alleanza mai revocata, allora Gesù che cosa è venuto a fare? Il panteismo di Gaudium et Spes, l'uomo e Dio fanno una sola cosa. Se io taccio su questi argomenti, implicitamente li accetto,
e implicitamente rinnego la vera fede cattolica, apostolica e romana. Allora, ecco il problema oggi attuale. Cosa è successo? Francesco I ha indetto per l'8 dicembre del 2015 il Giubileo della Misericordia per due fini. Basta leggere la bolla di indizione. Primo, per festeggiare i 50 anni di chiusura del Concilio Vaticano II. Secondo, per recuperare gli antimodernisti che non lo avevano accettato, lo ha scritto esplicitamente. Che cos'è un giubileo? Dal latino jubilare, rallegrarsi. Ci possiamo rallegrare che 50 anni fa è stato fatto il Concilio Vaticano II? Se mi rallegro, rinnego implicitamente la fede cattolica. Nego il primato del Papa, nego che l'unico Dio è Gesù Cristo, nego che gli errori in pubblico non possano aver diritti, nego che l'uomo e Dio siano due enti totalmente distinti. Cado nel panteismo implicitamente, anche se non lo affermo esplicitamente come ha fatto chi ha scritto che il 95% del Concilio è buono ed è accettabile e non l'ha mai rinnegato, non si è mai corretto. L'ha scritto nel 2001 e ancora oggi questa infelicissima frase fa testo. Paolo VI nel 1966 indisse un giubileo straordinario per la chiusura del Concilio Vaticano II. L'abbiamo chiuso l'8 dicembre del 65 e facciamo festa un anno dopo. Il cardinale Ottaviani scrisse nel suo diario: non ci vado, ci sarebbe da piangere, non da rigioirsi, perché il Concilio Vaticano II è stato una tragedia. Come se a una persona gli muore il padre, gli dicono facciamo oggi, un anno dopo, 50 anni dopo la festa, una bella festa per la morte di tuo padre. Ci può uno andare, può rigioirsi della morte di suo padre, sarebbe un figlio scellerato. E Ottaviani non ci andò. Monsignor Lefebvre disse, me lo ricordo io, e anche stampato nel libro La mia piccola storia della mia lunga storia, una specie di autobiografia. Io ho vissuto la prima e la seconda guerra mondiale, ho partecipato anche alla seconda, perché in Francia non c'era il concordato, quindi anche i preti dovevano fare il militare e la guerra. Il Concilio Vaticano II è stato, in un certo senso, peggio delle due guerre mondiali che sono state terribili, perché è qualcosa che tocca l'ordine spirituale, tocca l'anima. Quindi è molto più grave di una guerra che è terribile, ma uccide i corpi. La guerra uccide i corpi, non uccide le anime. Il Concilio Vaticano II fa perdere la fede, uccide le anime. E Gesù ci ha detto, non temete chi uccide il corpo, coloro che vi martirizzano. Temete piuttosto colui che uccide le vostre anime e le butta alla Geenna, nel fuoco dell'inferno. Allora vedete, ci possiamo noi rallegrare di due guerre mondiali oggi. L'unico popolo che lo fa siamo noi italiani, che facciamo festa per l'8 settembre, facciamo festa per aver perso guerra, ma siamo, penso, l'unico popolo in tutto il mondo. È un'anomalia. Così c'è l'anomalia di alcuni tradizionalisti che gioiscono, fanno festa, sono contentissimi per l'offerta fatta da Francesco I il 1 settembre di rigioirsi, di fare un giubileo, di giubilare per i 50 anni del Concilio Vaticano II e per recuperare, l'ha detto chiaramente, coloro che fino adesso lo hanno rifiutato. Rigioirsi significa che uno è contento di quello che è successo e è pronto a farsi recuperare. Più chiaro di così si muore. Poi possono dire quello che vogliono, non è successo nulla, non è vero nulla, ma lo scritto nero su bianco rimane. Come dicono a Napoli, qui nessuno è fesso, potete dire quello che volete, ma non siamo proprio scemi. Quindi ecco il giubileo, accettare questo giubileo sul Concilio Vaticano II significa il silenzio in pubblico in cambio di una giurisdizione. Tu taci in pubblico, io ti do la giurisdizione, puoi confessare, assolvere lecitamente, validamente,
Sei una persona del tutto normale agli occhi del mondo, ma essere normali agli occhi del mondo oggi significa essere anormali agli occhi di Dio. Se tu accetti implicitamente, non firmando un documento, è praticamente il Concilio Vaticano II, equivale a non baciare il crocifisso se quelli dell'Isis mi dicono bacio o non bacio. Se non lo bacio significa che non sono cristiano, esteriormente. Anche se interiormente io ci credo, non lo posso fare. Devo farmi uccidere e baciare il crocifisso, se no ho fatto un peccato mortale contro la fede. Allora, bisogna anche fare attenzione perché ci sono stati in settembre tre atti che vanno assieme da parte di Papa Francesco. Il primo settembre la concessione della giurisdizione agli antimodernisti a condizione di tacere e di rigioirsi del concilio e di essere pronti ad essere recuperati. Il modo proprio dell'8 settembre in cui si abbrevia moltissimo la causa di nullità del matrimonio, in pratica è una specie di divorzio cattolico, qualsiasi persona va dal vescovo e basandosi su un nuovo canone del codice dell'83 per immaturità psicologica, le coppie dicono quando noi ci siamo sposati eravamo immaturi e tutti quando vi siete sposati eravate immaturi, altrimenti il 99% non si sarebbe sposato, se ci fossi non lo rifarei, l'ho sentito da dire da quasi tutti, mogli e mariti, soltanto che i mariti lo devono dire in privato, se no le mogli li menano e le mogli lo dicono in pubblico. Allora vedete, così tutti si fanno annullare il matrimonio. Terzo, indizione formale del sinodo sulla famiglia che si aprirà il 15 ottobre. Sinodo sulla famiglia che vuol concedere i sacramenti a coloro che vogliono vivere nel peccato anche contro natura, anche agli omosessuali. Se io taccio su questi argomenti perché mi hanno dato una giurisdizione, implicitamente ammetto che si possano dare, anche se nel cuor mio non sono d'accordo, ma esteriormente si possono dare i sacramenti. Quindi a coloro che vivono in peccato grave. Quindi non solo ho rinnegato la fede implicitamente e esplicitamente sul Concilio Vaticano II, avendo accettato la frase del superiore secondo la quale è scritta rosso su bianco e stampata il 95% del Concilio è buona, questo sta scritto e questo non lo possono negare e non lo negano, anche se ci dicono che non è successo nulla, come Badoglio quando disse la guerra continua, ma omise di dire che continuava a fianco del nemico di prima e contro l'alleato di prima. Quindi vedete, bisogna specificare e non dire solo una parte della frase. Allora ecco che in queste questioni accettare, tacere, significa accettare implicitamente anche la negazione della morale. Vedete, fino a Giovanni Paolo II eravamo arrivati alla negazione della fede, ma sulla morale rimaneva fermo. Con Francesco I è il disastro totale, quel poco che c'era rimasto sta distruggendo anche quello, la negazione della morale. Le cose più obbrobriose vengono imposte e parroci vengono rimossi perché osano dire no, questi comandamenti obbligano e se uno non li rispetta ha peccato gravemente, se ne deve confessare, e se uno vive pubblicamente e non vuol convertirsi, non può ricevere i sacramenti. Questa è la fede, è la dottrina, è la morale della Chiesa, infallibilmente rivelata e insegnata dai padri, dai dottori scolastici e dal Magistero della Chiesa. Monsignor De Castromaier, un grandissimo teologo, vescovo brasiliano, disse nell'88, se il Vaticano condanna con gli errori del Concilio Vaticano II, la riconciliazione tra noi, la tradizione, e il Vaticano ipso facto è fatta. È necessario però resistere pubblicamente al modernismo che comanda oggi negli uomini di Chiesa per essere fedeli a Dio e esternare pubblicamente la non accettazione del Concilio Vaticano II. Non farlo pubblicamente è un peccato mortale. La conclusione, attenzione a noi, qui reputate se stare, time a tene cadat, chi pensa di stare in piedi faccia attenzione
a non cadere. Allora, cerchiamo di rimanere forti nella fede, ma senza presumere, perché se Dio ci abbandona, facciamo molto, molto peggio. San Filippo Neri diceva ogni mattina, Signore, tieni le mani in capo a Filippo, altrimenti oggi stesso Filippo va al ghetto e si fa ebreo. Quindi anche noi, anche io, potremmo non solo rinnegare la fede, ma peggio ancora farsi ebrei, farsi musulmani. Questo però non significa dover accettare l'errore. L'errore è errore e va condannato. Con grande umiltà, senza disprezzare nessuno, senza odiare nessuno, pregando per loro che possano convertirsi, perché anche io, anche voi, possiamo fare la stessa cosa e molto peggio. Sant'Agostino diceva, non c'è peccato, non esiste peccato che abbia commesso un uomo, Giuda, che non possa commettere un altro uomo, io, se mi manca la grazia di Dio che ha creato l'uomo. Senza la grazia di Dio io posso fare come Giuda, tradire Gesù Cristo. Quindi, attenzione, l'errore è l'errore, il peccato è il peccato, lo devo condannare, ma senza presumere di me, senza disprezzare e odiare il prossimo e soprattutto senza calunniarlo, arma molto in voga presso i tradizionalisti. Secondo, sempre San Paolo dice, faccio attenzione e mi mortifico severamente, per paura che dopo aver predicato bene agli altri, anche io non divenga un reprobo. Vedete, uno può predicare bene e poi razzolare male. Allora che Dio ci dia questa forza di mantenere la fede, di pubblicarla esteriormente, anche a costo della nostra vita. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il male. Quando ti mettono un coltello qui e ti dicono se baci il crocifisso ti sgozzo, umanamente fa paura. Solo Dio può darci la grazia per baciarlo e farci sgozzare, ma lo dobbiamo fare. Così oggi come oggi, di fronte a questa alternativa, se taci ti do la giurisdizione, e se taccio implicitamente nego la fede e la morale. Non posso tacere, devo parlare pubblicamente. E che Dio ci dia questa forza di parlare pubblicamente, come ci ha detto il nostro fondatore, il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Non posso dire che il sì e il no, che la tradizione è al 95% conciliabile col concilio. Questo significa confondere il bianco col nero, il sì con il no. Per il principio di non contraddizione è